Comunque, detto questo, voglio ringraziare ovviamente Vox Populi per aver accettato di essere qui con me di nuovo, perché è Ma già grazie a voi venuto per l'invito, un'altra grazie a volta. voi per l'invito. Stasera parleremo appunto di paranormale nella storia, perché come tutti voi sapete, Cavolo, Vox è un così. fotografo professionista, uno storico e nonché membro acquisito del GHT, quindi del Ghost Hunter Team. Vorrei che tu ti raccontassi un Mi attimino. sento tipo Provini del Grande Fratello. Vai, Allora, parlaci di te. Chi è Vox Populi? Allora, Vox Populi è una persona che è meglio non conoscere. No, scherzo. Tanto io volevo ringraziare Dana perché sono costretto anche Mirko, meglio conosciuto come Ho Lambo. sentito che ha avuto tipo un groppo in gola, capito? Quasi E non un'intolleranza. era, fidati, no, non era solo in gola. Comunque, non parliamo dei miei groppi quando ti nomino. Comunque, volevo ringraziare i ragazzi per l'invito che ho piacevolmente apprezzato. Anzi, vi porto il saluto di tutto il GHT, di Mirko, di Nancy. Popoli, chi è Vox Populi? Un appassionato. Fondamentalmente sono un appassionato di tante cose e la passione in tanti campi mi ha portato poi nel tempo ad approfondire in maniera più o meno amatoriale e più o meno accademica, virgola, professionale, tutte le mie passioni. Quindi dalle scienze di confine, quindi dalle pseudoscienze, alla storia dell'arte e dell'archeologia classica con un pizzico di egittologia, fino alla fotografia, che è il mio lavoro, che poi diciamo porto anche all'interno della ricerca e dello sviluppo delle scienze di confine. Questo è Vox. Vox è semplicemente una persona con delle passioni e che cerca di portare sempre una certa logicità e una certa coerenza in quello che fa. Stando in tema Egitto, quali sono state le prime avvisaglie di paranormale, non so, i primi episodi del paranormale in Egitto, cioè figure che, non che andassero al di fuori delle classiche divinità e non? Allora, io intanto ti chiedo cosa intendi per paranormale, perché comunque noi non dobbiamo commettere l'errore che tante persone fanno, ovvero quello di guardare i comportamenti e i pensieri di un popolo con gli occhi di oggi. Noi dobbiamo Esatto. guardarli Ok. con gli occhi dell'epoca. Allora, faccio una piccola parentesi. Noi siamo abituati, la vita media dell'uomo oggi è, diciamo, 90 anni, dai 600, quindi diciamo 90 anni. Quindi noi siamo abituati a concepire il nostro tempo in 90 anni. Se noi pensiamo che la storia cristiana, diciamo, ha solo 2000 anni, la storia egizia circa 8000 anni, dobbiamo ovviamente accettare il fatto che nei primi millenni della vita egizia c'era una concezione cosmogonica e religiosa particolare che si è evoluta nel tempo. Gli Egizi sono uno dei pochi popoli che è passato più volte dal monoteismo al politeismo, ad esempio, e tutta la loro concezione religiosa era incentrata su quello che oggi noi reputiamo paranormale, mettiamola così, cioè non normale, quindi la sfera della fede. A differenza del nostro Dio, gli Egizi, ad esempio, credevano fortemente che le loro, ma non solo gli Egizi, anche se ci spostiamo nel Centro America, è uguale. Credevano fortemente che le loro divinità avevano un legame fisico con la terra, cioè le divinità fisicamente si recavano in determinati momenti dell'anno e in determinate occasioni della vita dell'uomo fisicamente sulla terra. C'era, non solo c'era Thoth, ma c'era Anubis che veniva a prendere il Ka, una parte dell'anima del defunto, e la portava con sé nella Duat durante il percorso delle 12 ore, delle 12 porte dopo la morte. Quindi, quando noi parliamo di paranormale oggi, pensiamo alla sporadica apparizione che può essere concepito come fantasma. Gli Egizi Certo. vivevano tutta la loro vita da quando nascevano con la concezione che i loro dei erano lì sulla terra con loro. Quindi non era un'idea di nicchia, era un'idea di massa di un popolo che è vissuto 8000 anni sulla terra con questa concezione. Quindi per questo ti chiedo, cosa intendi per i primi episodi paranormali? Hai già risposto tu. Ah, benissimo, no, ti giuro, non l'ho fatto apposta. Io rispetto agli Egizi invece volevo chiederti di spiegarci un pochino come funzionava il passaggio tra la vita e la morte, quindi con anche il rito Bello. funebre e l'imbalsamazione del corpo del defunto. Allora, in realtà, stesso discorso di prima, noi dobbiamo sempre focalizzarci sugli 8000 anni di storia egizia. Questo che vuol dire? Che i riti funebri, per
dei primi secoli, dei primi millenni, per quanto riguarda la morte, il post-mortem egizio, erano completamente diversi rispetto ai riti tolemaici, i riti romani che hanno visto poi la fine dell'epoca egizia. Inizialmente gli egizi, molti non ci credono, seppellivano semplicemente i propri defunti al di sotto delle bollenti sabbie del deserto. Questo però cosa faceva? Cosa ne conseguiva? Ne conseguiva il fatto che il corpo... Quindi non hanno iniziato da subito a fare le mummificazioni? Assolutamente no. La mummificazione è un'evoluzione ultima della sepoltura egizia. La sepoltura egizia inizia con la semplice... quando gli egizi erano ancora delle tribù di nomadi mercenari medio orientali misti tra loro, iniziano col seppellire i loro morti a pochi metri sotto il livello del mare, nella sabbia rovente del deserto. Questo però cosa comportava? Che senza un involucro, senza una giusta umidità e pressione, il corpo si deteriorava immediatamente. Molte volte cuoceva proprio, vista il calore della sabbia. Per gli egizi, a differenza nostra, erano fondamentali le prime 12 ore dopo il trapasso. Perché dopo rispondo un po' a tutte le domande che mi hai fatto in un unico mm-hmm. discorso. Dopo il trapasso, il corpo viaggiava verso la Duat, che era l'aldilà egizio. La Duat era formata da il Pantheon di tutti gli dei, ma per accedere alla Duat c'era un viaggio di 12 ore. E ad ogni ora, okay, erano le 12 ore della notte, e ad ogni ora l'anima passava al di sotto di una determinata porta, 12 porte per 12 ore. Al momento della morte l'anima si divideva in due parti, il Ba e il Ka, l'anima terrena e l'anima, diciamo, spirituale. Arrivava il nostro caro Anubis, prendeva il Ka e lo portava con sé nell'inizio di questo meraviglioso viaggio. Come si superavano queste porte? Semplicemente recitando quelle che sono le formule che noi troviamo nel libro dei morti. Perché si seppelliva il libro dei morti con i defunti? Perché il defunto doveva essere in grado di recitare quelle formule al passaggio sotto ogni porta per passare allo step successivo, una sorta di boss di fine livello. Molte volte, ad esempio, parliamo di Tutankhamon, si è trovato il libro dei morti dipinto lungo tutte le pareti della tomba, non c'era bisogno che si seppellisse un papiro. Questo ovviamente però precludeva il fatto che il corpo, la parte fisica del corpo, almeno per 12 ore, se non per l'eternità, doveva rimanere intatta, cosa che gli egizi pensavano non accadesse, visto comunque la sabbia del deserto. Quindi si è iniziato piano piano a bendare, a fasciare il corpo, ma seppellirlo sempre nella nuda sabbia. Dopodiché si è passati a una sepoltura con una struttura che contenesse i defunti, quindi le mastaba erano una sorta di casupole sempre sopra il livello del mare, nelle quali si accedeva, c'era una stanza immediatamente dove c'erano le offerte che si lasciavano al corpo del defunto, c'era una vera porta che era quella che poi portava a un cunicolo sotterraneo che conduceva al sarcofago, una finta porta che era la porta dalla quale entravano le divinità e dalla quale l'anima usciva e iniziava il viaggio. Dopodiché dopo le mastaba, quindi per evoluzione strutturale, per convenienza anche di costruzione, si è passati alle necropoli, a quella della Valle delle Regine, quindi alla costruzione delle piramidi, che comunque comportavano anche un certo impiego di denaro. Quindi la variazione delle sepolture egizie non solo è stata un'evoluzione sociale, ma è stata dettata anche da un'evoluzione economica, perché non tutti potevano ovviamente permettersi. Infatti ti volevo chiedere questo tipo di sepoltura era riservato solo alle persone che potevano, quindi alle persone agiate che potevano permetterselo, solo nobili, solo o anche, diciamo, il popolino? Allora, sugli schiavi no, ovviamente credo proprio di no. Le sepolture classiche erano riservate al popolo. Le sepolture nelle mastaba e nelle piramidi erano riservate ai funzionari, agli alti funzionari e ai faraoni, alla famiglia dei faraoni. Molto spesso però il faraone, ovviamente, io parlo di sepolture originali, perché poi negli anni che è successo che i vari tombaroli, i vari ladri di tombe hanno profanato e spostato anche cadaveri tra loro, quindi magari una sepoltura che era, che ne so, a Giza, l'hanno portata a Tebe e viceversa. Quindi originariamente i faraoni venivano seppelliti con tutta la famiglia e tutti gli averi.
ovviamente perché pensavano che una volta passata la dua, cioè finite le 12 ore, come funzionava il boss di fine livello? Esatto. Nel boss di fine livello c'era la famosa psicostasia. Io credo che tutti abbiano almeno una volta nella vita visto questa immagine dove c'è Osiride seduto sul trono, l'anima del defunto che arriva presso Osiride, c'è Thoth, il dio matematico che prendeva nota, c'era Maat con la bilancia, che era la dea dell'equilibrio, della purezza, della ponderazione, che pesava il cuore del faraone. Con la piuma, esatto. Ah. Continua. Se il cuore pesava meno della piuma, poteva andare in un posto carino. Per quello motivo, però, amato. Perché era stato buono, positivo, però come cazzo fa? Non perché era stato buono, bravissimo, mi hai fatto un assist fenomenale. Non perché era stato buono, perché era stato giusto. E il concetto di giustizia è molto differente dal concetto di bontà. Faccio un esempio. Il cuore leggero, quindi il cuore puro, giusto, era il cuore non appesantito dall'ingiustizia. Ma in Egitto, se tu scoprivi un ladro che entrava a casa tua e ti rubava moglie, figli, rubava i tuoi averi e tu lo uccidevi, non avevi commesso un atto, un peccato, non avevi commesso un'impurità, quindi il tuo cuore era comunque giusto. Quindi anche gli assassini potevano aspirare a superare la prova della psicostasia, quindi ad avere un cuore talmente leggero da pesare meno di una piuma. Se il cuore pesava più della piuma, c'era il caro vecchio Amit a terra che ti sbranava subito e finiva la storia. Ovviamente, siccome questa è tutta una pensiero, una credenza religiosa, non c'è stato mai, anche per damnatio memoriae, non c'è stato mai un esempio di un caso, scusami, di faraone successivo che ha detto no, quello che è venuto prima di me non ha superato la prova e mo sta all'inferno. No, non esiste, perché i faraoni... È possibile, perché si trattava di una figura che non poteva essere ingiusta. Esatto. Lui rappresentava la giustizia, perché lui era il tramite degli dèi, capito? No. Era un dio interno. Se tu dicevi una cosa del genere, penso saresti evirato e ti avrebbero infilato il tuo membro all'interno delle... Non so, ti sto raccontando una... Ci sto dicendo una parte che si faceva. All'interno del tuo esofago. Il faraone era le divinità. Il faraone era Dio, divenne Dio solo con Aton, perché lì ci fu il passaggio al monoteismo, e si adorava solo Aton. Altrimenti il faraone era... In primis Horus, il figlio mandato, l'equivalente del Gesù cristiano, il figlio degli dèi mandato sulla terra, ma comunque rappresentava tutti gli dèi. E quindi sì, diciamo che i faraoni seppellivano se stessi e tutta la loro famiglia, anche perché vivevano per costruirsi le tombe, cioè fare una piramide. La piramide non si faceva in un anno, due anni, no. Un'intera vita del faraone. Seppelliva tutta la famiglia con lui, quindi... I faraoni, l'alta classe, i funzionari di Stato avevano accesso a queste sepolture particolari. Il popolo si doveva, tra virgolette, arrangiare alla bene e meglio. Quindi c'era un'altra classe che erano gli schiavi. Purtroppo è capitato anche che, oltre ai propri averi, oltre al nutrimento fisico, quindi a pezzi di pane e ad orzo che veniva lasciato, orzo, sì, venivano seppelliti con il faraone anche gli schiavi vivi. Quindi molte volte c'erano i vasi canopi con le viscere, le interiora, che erano frutto postumo dell'imbalsamazione, e c'erano gli schiavi vivi che venivano messi lì come una sorta di ushabti, che erano le statue di pietra messe a guardia del faraone qualora qualcuno fosse entrato per profanargli la tomba. E c'erano proprio gli schiavi veri, che morivano dopo poco, ovviamente. Ma certo. Ma ci credo. Venivano messi lì perché l'egiziano credeva che faraone avrebbe avuto bisogno di assistenza fisica, quindi chi poteva assistere meglio il faraone se non un suo schiavo? Certo. Morivano dopo poche ore, ovviamente, no? Neanche a dirlo. Servire il faraone era uno schifo. No, c'era di peggio. No, dovevi sperare di beccarlo in adolescenza, capito questo? No, dovevi sperare. Allora, non è una pratica che veniva fatta sempre. Attenzione, effettivamente, detta così può sembrare che era una pratica che venisse fatta. No, non era una pratica ordinaria. Era a discrezione del faraone. Ah, quindi era lui a decidere. Esatto, sì.
No, vabbè, diciamo che non erano coscienti e consapevoli del loro destino come lo sono stati, ad esempio, però, coloro che si sono sacrificati per la loro religione nel Centro America, tra gli aztechi soprattutto. Però gli schiavi egizi comunque non era, diciamo, implicito il fatto che uno schiavo, quando diventava schiavo, aveva messo in conto che se al faraone girava veniva seppellito con lui. Anna fa una domanda interessante, dice: riguardo ai riti funebri, ci sono delle usanze o tradizioni egizie che sono arrivate a noi? Immagino a noi come popolo moderno, non a noi in Italia o noi occidentali, ecco, in generale nel mondo. Hanno commerciato tanto con l'Occidente, con l'Italia soprattutto. Le collezioni italiane egizie in Italia sono tutte state, la maggior parte, donate. Io qui, ad esempio, nel Piceno ci sono varie donazioni in vari musei locali egizi, e quindi quando c'è commercio c'è il tramandare anche ad altri popoli la propria tradizione. Pensa che, ad esempio, e questo è un esempio molto 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 carino che voglio fare, che tra parentesi smentisce un falso mito che c'è stato qualche anno fa della fine del mondo. Dall'altra parte del mondo, tra gli aztechi, parlando un attimino di sacrifici umani, poi magari ci torniamo dopo se vogliamo fare un piccolo accenno sulla cultura sulle culture centroamericane, di come guardavano un po' il trapasso, la vita ultraterrena. Gli Aztechi, a differenza di Maya, che abusavano dell'elemento principale, secondo la loro credenza, che era il sangue. Il sangue per gli Aztechi, e anche, ripeto, soprattutto per i Maya, era un elemento, era considerato come una potente fonte di nutrimento per le entità. È un elemento naturale che servisse a mantenere un po' l'equilibrio del cosmo. Poi dopo magari vi dico perché doveva essere mantenuto questo equilibrio. Comunque, mentre i Maya utilizzavano sacrifici di sangue solo per i riti necessari, quelli più delicati, quelli più, diciamo, particolari, gli Aztechi ne abusavano. Gli Aztechi, sì, qualsiasi cosa sacrifichiamo. Erano anche molto più violenti in generale come popolo. Restavano in quattro, cioè, fine giornata, una volta che uccidi il macellaio, sacrifichi il portinaio, cioè, con chi cazzo parli? C'erano giorni dell'anno in cui morivano migliaia di persone in vari punti dell'impero azteco. Per tornare un attimo a noi, addirittura gli aztechi pensavano che per nutrire il dio del sole, Tonaut, se vogliamo dire in lingua azteca, che poi sicuramente l'avete visto anche voi almeno una volta nella vita, dopo ve lo faccio vedere, vi dico dove sta. Per nutrire il dio del sole c'era bisogno di un sacrificio di sangue. Il sangue permetteva al sole ogni notte di risorgere dal proprio viaggio nelle tenebre. Il sole moriva di sera perché lo vedevano sparire. Per tornare a sorgere il mattino dopo aveva bisogno di sangue, quindi di notte c'era bisogno di sangue umano. Quindi chissà quanta gente hanno fatto secca. Esatto, anzi, ve lo faccio vedere, poi mi dite se l'avete mai visto. Io non so quanti di voi hanno visto. Io ho una... Oh sì! Ma il monetone! Questa è la pietra del Dosol. Questa è una pietra che è stata qualche anno fa associata alla cultura Maya. Non so se vi ricordate la fine del mondo del calendario Maya. Vi ricordate la famosa... Certo, tutto sì, i Maya ci avevano visto... C'è un piccolo problema, questo non è Maya. No, esatto. È azteco, in realtà. E questo signore qua al centro, non so se lo vedete, vabbè, adesso è un po' fuori fuoco, credo. Questo signore qui al centro del calendario azteco è Tonayut, è il dio del sole, ed è raffigurato con questa bella lingua da fuori, che in realtà non è la lingua, ma è un bel coltello. Lui, questo dio, aveva la lingua di coltello, e questa lingua serviva a pugnalare il cuore delle persone che per lui si sacrificavano e a succhiare il sangue. Chiaro. Perché faccio questa metafora parlando dell'esportazione delle metodologie egizie? Perché in Egitto, paradossalmente, pensavano più o meno la stessa cosa. In Egitto pensavano che il sole la sera morì, e per riportarlo in vita servivano le preghiere. Fortunatamente questa volta, meno male, ogni giorno in Egitto. Cioè, però mentre qui c'era il sangue che spingeva il sole e lo portava su, lì c'era un qualcosa che oggi è arrivato a noi come portafortuna. E qui rispondo alla domanda di Dana: lo scarabeo stercoraro. Quello che per... Esatto, lo scarabeo stercoraro è quell'animaletto che spinge la cacca. Sì. Ah. Okay. Che tra l'altro segue la Via Lattea.
per farlo. Esatto. E gli egizi simboleggiavano tanto, quindi vedevano questo animaletto spingere la pallina di cacca e se lo immaginavano come un qualcuno che stava spingendo la sfera solare dalle tenebre al giorno. Quindi questa è un, ad esempio, è un qualcosa che gli egizi hanno esportato, non si sa ancora come, dall'altra parte del mondo, e a noi questo simbolismo è arrivato come portafortuna, perché per questo oggi noi diciamo che la cacca porta fortuna, è una cosa che ci arriva dagli egizi. Dico, non credevo arrivasse dagli egizi. Gli egizi hanno esportato tante cose, ad esempio oggi si fa il segno della croce sulle labbra, che simboleggia il fatto che il tuo Dio, nel caso cristiano Gesù, possa aprirti la bocca e possa darti parola. Gli egizi, quando venivano seppelliti, la prima cosa che faceva il sacerdote era l'apertura, il rito dell'apertura della bocca, quindi simbolicamente ti apriva la bocca affinché tu potessi recitare quelle formule che poi ti sarebbero servite per superare le singole porte e passare poi di porta in porta fino ad arrivare alla psicostasia e al giudizio divino. Quindi come metodologia l'Egitto qualcosa ci ha lasciato. Molto affascinante questa cosa. Invece i gatti erano visti come delle divinità. Bastetta è una delle dee maggiori, quindi tutti gli animali che erano associati alle divinità erano visti di buon occhio. A noi è arrivato il gatto perché anche da un punto di vista artistico il gatto si presta bene alle raffigurazioni, però a me viene in mente adesso su due piedi il coccodrillo. Pensate che c'erano 12 armate del Nilo dedicate ai coccodrilli. C'era il coccodrillo azzurro, c'era il coccodrillo verde, il coccodrillo giallo, che erano i nomi delle armate, dei carri, dell'esercito dei faraoni, da Ramses il Grande. L'animale di per sé, gatto a parte, aveva un forte simbolismo in Egitto. Poi ci sono animali che si sono prestati particolarmente da un punto di vista iconografico, quindi artistico, e allora sono arrivati a noi in un certo modo. E ci sono animali che da un punto di vista anche estetico, diciamo, noi occidentali dei nuovi millenni abbiamo un po' messo da parte, ma vi assicuro che in epoca egizia, guardandoli con i loro occhi, gli animali avevano un grandissimo valore. Quindi erano anche rispettosi nei confronti degli animali, non è che facevano riti con animali, sbudellamenti per leggere l'interiora, cose di questo genere, no? Questo è più che un rito, diciamo, medio orientale egizio, poteva essere più un rito centroamericano. Gli egizi no, anche se comunque si nutrivano tranquillamente di animali, ma non la vacca sacra, la vacca primordiale. Le rane, ad esempio, venivano utilizzate, c'era una pratica che non posso dire in diretta su Twitch, ma la rana, un tipo di rana del Nilo, veniva utilizzata per vedere se la donna era fertile o se aspettava un bambino. Okay. Non posso dire come faceva per ovvi motivi, si utilizzava la rana. Se no mi bannano. Animali erano utilizzati fisicamente, ma erano allo stesso tempo molto rispettati. Cioè, meno male che si sono fermati alla rana. No, il coccodrillo penso che non l'avrebbero raccontato. Okay. Quella cosa lì. Però mi volevo collegare al discorso egiziano per farti vedere una cosa che ho anch'io. Sì. Aspetta, la vedo di qua. Oh, Pakal, l'astronauta di Palenque. Questa l'ho presa a